più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago, che una donna manager entri in un consiglio di amministrazione. Ma io ce l'ho fatta. Non è stata una passeggiata. Sono battaglie che lasciano i segni. Ti possono indurire. A volte ti incattiviscono pure. Questa piega amara sulla fronte, per esempio, prima non ce l'avevo. Ma che volete? Ogni cosa ha il suo prezzo. E se i soldi per pagarti un po' di botulino si vede molto meno. Io appartengo alla generazione di donne che ha rinunciato ai figli per la carriera. Non me ne pento. Ho coltivato delle amicizie meravigliose. Mica è detto che una donna per realizzarsi debba per forza essere mamma, come dice la pubblicità dei pannolini. E poi tanto ci sono gli uomini che ti scaldano il cuore. Io addirittura ho sposato un collega. È bello lavorare spalla a spalla, sentirsi complici e uguali. Tonnellate di mail da smaltire la sera prima di ritrovarsi finalmente a letto. Stessi iPad, stessi orari, stesso stress, stessi iPhone o BlackBerry. C'è sempre qualcuno che preferisce il BlackBerry. Stessi viaggi di lavoro, freccia rossa, wifi, stesse riflange, stessi stipendi. Ecco, finché sono stati gli stessi è andato tutto bene. Io ci ho messo un po' a raggiungerlo. Si sa, a pari curriculum noi donne siamo considerate meno spendibili, meno autorevoli. Dobbiamo essere 3 volte più brave per ottenere lo stesso risultato. Ma alla fine ce l'ho fatta. Il problema è che poi l'ho superato. Ho cominciato a guadagnare più di lui. Non l'ho fatto apposta. Anzi, mi vergognavo anche un po'. Subito non gliel'ho detto. Non so perché, ma dentro di me sentivo una colpa. Come se superarlo economicamente fosse un affronto alla sua virilità. Avevo paura di umiliarlo. Ma poi mi sono detta che il mondo era ben cambiato dai tempi di mio padre, che non ha fatto mai lavorare la mamma, anche se era laureata, per decoro, per decenza. Che non si dica che la sua signora era costretta a faticare. A lei invece sarebbe piaciuto tanto, ma non l'ha mai contrariato. Io sì. E così ho fatto outing offrendogli un weekend 5 stelle a Parigi. Da lì sono iniziati i guai. Lentamente, sottilmente, un veleno si è infiltrato nel nostro rapporto. Io non ero più così simpatica né tanto intelligente come prima. Anzi, ogni motivo era buono per assestare un colpetto alla mia autostima, che si sa, nelle donne è già traballante di suo. Piano piano ha cominciato a colpirmi. Prima in privato, poi in pubblico, davanti ad amici e parenti. Un risentimento sordo, un sarcasmo feroce, una critica impietosa e continua. Non andava mai bene quello che facevo. Un match senza esclusione di colpi, anzi, un colpo dietro l'altro, fino a quello definitivo. Un portacenere di marmo tirato in piena fronte una sera di maggio. Appena tornati da un convegno sui tassi di interesse. Ero ancora viva, poteva salvarmi, e invece mi guardava con stupore, immobile. Io respiravo a fatica, finalmente debole e arrendevole. Mi aveva messo a terra, non voleva farlo, ma non aveva più argomenti per spiegarmi la sua inadeguatezza. Ero cresciuta troppo per lui, non ce la faceva a starmi al passo. Non riusciva più a reggere il confronto. Si sentiva inferiore e non aveva altra scelta che ricorrere alla forza fisica. In quella era ancora superiore a me. Almeno ha vinto l'ultima partita. Tagliato, ha iniziato con un taglio profondo questa serata e io non ho che da ringraziare innanzitutto le professoresse che si sono dedicate, che hanno portato le proprie studentesse, le proprie allieve a percepire nel profondo questo momento di grande imbarazzo sociale, chiamiamolo così, imbarazzo sociale, e ringraziarle solo con il nome mi sembra poco. Io vorrei, prima di ringraziare loro, un grosso applauso a quelle giovinette che lì dentro ci hanno messo l'anima nel voler raccontare.
dottoressa Chiara Vantaggiato e poi la professoressa Lucia Chiarella, Maria Antonietta Di Paola e le ragazze. Le chiamerò per nome, come i nomi che sono rappresentati in questo libro. Sono nomi figurativi di tanti altri nomi, di tante altre donne. Grazie Lucia, grazie Sofia, grazie Emanuele, grazie Elenia, grazie Raffaella, grazie Maria, grazie Federica, grazie Alessia, grazie Francesca, grazie Martina, grazie Marica, grazie Maria Pia, grazie Anna Chiara, grazie Veronica. Ho voluto appositamente dire ad ognuno grazie, grazie ancora. Portate dentro di voi questa sensibilità, fatela voi vostra per un mondo migliore, che non abbia più episodi così drammatici. E ora passiamo alla presentazione di questo libro. Caro scrittore Paolo Maci, hai avuto l'opportunità con un solo testo di sollevare problemi così grossi. Lo hai fatto per la professione che ti compete, ma soprattutto per la sensibilità dell'uomo che sei. Perché se uno scrittore alla base non ha sensibilità, non può portare fuori temi così scontanti. Con un coraggio e con una delicatezza sei riuscito ad entrare in meandri di sofferenza. Hai dato positività in questo libro, c'è lettura positiva, perché ogni storia è una ribellione, ma una rivincita, un risorgere. Come ho detto prima, siamo a Natale, non è 25 novembre, è a Natale, dobbiamo rinascere. Cerchiamo di rinascere con cuori liberi, sereni soprattutto. Paolo Maci è l'autore di questo libro, ripeto, mi chiamo Eva. E giù ci sono rappresentate le scarpette rosse, ma non per vanità, l'avete viste fuori le scarpette rosse. Sono una misura indicatrice della sofferenza, del sangue versato da molte donne. Da molte donne che non hanno avuto il coraggio di ribellarsi o di sentirsi esseri umani prima ancora di finire sotto le mani. Io non voglio giudicare l'uomo, assolutamente, ma una patologia che si sta creando negli uomini, sì. La patologia, io non ho le competenze giuste. Qui a fianco all'autore stasera abbiamo due grossi nomi, un giudice, lo stesso giudice che c'è su questo libro, un giudice che ascolta l'avvocato difensore, che dà voce alla donna che soffre, che vuole dire le cose come stanno, senza pudore, senza pietà, perché solo così potrà essere vincitrice, potrà sconfiggere quella catena delle paure che ogni donna purtroppo a volte si trova dentro. E qui abbiamo come relatore, mi posso permettere, l'amico Vittorio Gaeli. L'uomo, non solo il magistrato, ma l'uomo di spicco per la cultura del nostro Salento. Lui in più occasioni mi ha dato la gioia della presenza, del conforto durante le presentazioni che avvengono in questo palazzo Liborio Romano. Avvengono da un anno e forse qualche mese in più, con la gioia di voler camminare, di viaggiare nella nostra cultura, nella cultura del Salento. E abbiamo scelto questo palazzo a simbolo, perché Patù, oggi leggevo, e lo dico a voi, perché abbiamo ognuno di noi alla pagina Facebook, e c'era un signore che ha scritto: che bella Patù, un piccolo paesino, però che sa dare tanto, che ospita. E io confermo questo, è un paese che ha il fascino della cultura medievale, di quella conservatrice. Se si viene a Patù si sente l'odore del turismo salentino, delle tradizioni, della popolarità, della gioia, dell'unione. Direi tante cose belle di Patù, non vi
commuovete, ma è la verità. Padua ha questa accoglienza e questa fraternità che io ho avvertito e continuo con molta gioia a presentare autori. Gli autori sono i puntini di riferimento per poterci trovare tutti insieme, per poterci donare quelle cose che magari nella vita con fretta non possiamo permetterci né di riflettere né di commentare. Stasera abbiamo questo tema pesante. A fianco al magistrato relatore abbiamo due bellissime relatrici, che bellissime nel senso puro della parola, la dirigente Chiara Mantaggiato, con cui ho avuto la gioia di parlare poc'anzi, e quindi abbiamo anche così ipotizzato altri incontri, mi fa molto piacere, e la presidente della casa, la coordinatrice, scusa, presentati. Dottoressa Moira Fusco, la responsabile del centro antiviolenza Punto Rosa di Specchia e di altri campi per la provincia di Lecce. Poi avrete il momento per poter accostare il relatore e dialogare con l'autore e il perché è nato questo libro e come voi, meglio di me, operate sul territorio. Date quella fiducia alle donne che a volte perdono, perché hanno paura delle istituzioni, hanno paura di confrontarsi, lei me ne può dare ragione. Ritorniamo al libro. Il libro... A questo punto, velocemente, e io ho bisogno di leggere chi è Paolo Maci per tutti quelli presenti. È risvolto di copertina. Potrei dire soltanto all'amico Paolo, ho detto tutto quello che c'era da dire prima, che ha voluto offrire questo in dono alle donne, questo libro che fa da molto, un libro positivo, nella sua tragedia positiva. Paolo Maci è nato a Campi Salentina, quindi siamo sempre in provincia di Lecce, laureata all'Università Guido Carli, avvocato, cassazionista e presidente regionale per la Puglia dell'ANFI, Associazione Nazionale Familiaristi Italiani. E qui è l'aspetto di chi è, però lui è uno scrittore, soprattutto ha scritto Per amore dei libri, per Sanardò, e il saggio Profili costituzionali del codice dei beni culturali e dei paesaggi, l'autori vari. Poi ha scritto, già giornalista pubblicista, fondato e dirige il Centro Studi Monsignor Carmine Maci e l'associazione culturale Solo Letteratura. Dal 2002 al 2009 è stato presidente della Fondazione Città del Libro, che durante il suo mandato ha ricevuto dal Ministero per i beni e le attività culturali il premio come migliore manifestazione di promozione del libro e della lettura realizzata in Italia. Quindi, al di là dell'argomento, è una sottolineatura molto importante, lui è un addetto ai lavori, uno scrittore. Ecco perché leggendo chi avrà la gioia di acquistare questo libro scoprirà come è facile la lettura, come si entra nei meandri dell'animo umano con una scioltezza letteraria, linguistica soprattutto. Quando a questo punto mi fermo un attimo, velocemente, perché al di là di quello mi sono stata presa da una particolare così foga nel dire le cose, essendo io un'operatrice culturale e spesso mi confronto con donne che avanzano problemi seri, e mi sembra doveroso che l'amministrazione con grande sensibilità sempre si accinge a accogliere eventi di così grande importanza, un saluto da parte delle istituzioni. Non me ne voglia il sindaco stasera, però visto che è un tema che riguarda le donne, io farei avvicinare qui la dottoressa Lina Pina Leo, che è la consigliere, il consigliere delegato alla cultura del comune di Padova. Grazie a tutti per essere intervenuti in questa domenica prenatalizia, possiamo dire, per parlare di un tema tanto forte, tanto delicato e che tocca ognuna di noi.
Come donna mi sento particolarmente emozionata nel partecipare a questa serata con queste persone che poi sono gli addetti ai lavori. Abbiamo la dottoressa Fusco che sta impegnando la sua giovane vita proprio a fianco delle donne vittime di violenza. La violenza non è solo quella fisica, perché magari uno può ricevere un ceffone e passare, ma la violenza che fa più male da donna è quella psicologica, e il sentirsi annullati giorno dopo giorno da persone che ti dicono non servi a niente, non vali a niente, e non uscire, non fare questo, non fare quello, però ti voglio bene. Quindi noi poi ci illudiamo e diventiamo vittime, succubi di queste persone che pensiamo che ci vogliono bene, ma non ci vogliono bene, perché sono soltanto delle persone egoiste che tolgono a noi la vita, cioè ci tolgono il respiro. Sarebbe interessante questa sera cercare di capire le cause, perché gli uomini sono portati a far questo. E la società che li porta è una loro insoddisfazione, come mai riducono le donne a uno stato tale che diventano inermi, non riescono più a reagire, non riescono neppure, si sentono anche in colpa a farsi belle alcune volte, no? Perché vengono ricoperte di vergogna e quindi diventano immobili. Quindi la difficoltà sta a tirare fuori queste donne da questo immobilismo, ma soprattutto capire le radici, le cause che portano gli uomini a comportarsi. Sicuramente le cause si trovano nella giovane età, una cattiva educazione, qualcosa che è successo da giovani che poi li porta un domani a tirar fuori e a scaricare contro una donna quello che loro hanno dentro. Sicuramente non sarò io a dare queste risposte, perché non sono esperta, però sono domande che mi pongo. Quindi vi ringrazio ancora per essere intervenuti, ringrazio tantissimo la dottoressa Luigina Paradiso che ci coadiuva in queste serate culturali, quindi ci permettono di arricchirci, anche perché poi l'unica arma che abbiamo è la cultura. Conoscendo, sapendo, possiamo anche difenderci. Auguro a tutti voi un buon ascolto e ringrazio di vero cuore i nostri ospiti. Entriamo nel vivo della presentazione, anche perché di questo libro c'è da dire tanto. Allora, io ho letto molta poesia, Paolo, tendenzialmente portata alla poesia, ci ho letto anche poesia. Vuoi iniziare questa serata? Buonasera, forse questo si sente un po' meglio. Io voglio iniziare solamente facendo, come dire, forse il terzo microfono è meglio. Sì, ci sentiamo. Anche perché c'è la diretta, se vogliono sapere, c'è la diretta, con la diretta, no, voci. E quindi? Io voglio limitarmi, quindi di nuovo il saluto a tutti i presenti, voglio limitarmi solamente intanto a ringraziare intanto Luigina Paradiso ed Esmeralda Natali per questo invito. Sono d'accordo con il fatto che promuovere la cultura sia un'opera meritoria, estremamente importante, perché è l'unica arma che abbiamo non solo in questo contesto specifico, quello della violenza contro le donne, ma in generale, perché è lo strumento che ci consente di maturare la nostra coscienza civile e di vivere tutti meglio. Avremo modo di parlarne successivamente stasera, presumo. Voglio ringraziare il sindaco Gabriele Paterusso per averci ospitato in questo splendido contenitore. È importante anche avere contenitori di questo tipo e metterli a disposizione di queste attività. È una fortuna per i primi cittadini che hanno a disposizione queste dimore, che ce l'hanno e che ce l'hanno a disposizione del comune, che ce l'hanno nel proprio territorio, che siano fruibili da parte di tutti, perché così dovrebbe essere.
In realtà il vice sindaco è presente questa sera. E, fatti i saluti istituzionali, passo agli altri ringraziamenti. Intanto per lo spirito che ci accomuna, e Vittorio mi comprenderà, voglio salutare innanzitutto le donne. E quindi Chiara Vantaggiato, che io ho conosciuto questa sera, che conosco questa sera, Chiara Vantaggiato, dirigente dell'Istituto San Bemini di Alessano, che mi ha emozionato con questo, con questo momento, insomma, molto bello, che mi fa comprendere ancora di più come questo tema sia un tema estremamente importante, che io ho voluto trattare, come avrò modo di dire magari successivamente, perché me ne sono occupato dal punto di vista professionale, avevo l'esigenza di tradurlo in qualcosa di diverso, che non fosse un semplice lavoro applicato all'obiettivo processuale. Volevo fare qualcosa di più, perché penso che fosse necessario per me e per le tante persone che dovevano poter accostarsi in maniera compiuta a questo argomento. E poi la dottoressa Moira Fusco del Centro Antiviolenza, che ho visto gestito dalla cooperativa San Francesco, che io conosco per ragioni di natura professionale, non sapevo che si occupasse anche di centri antiviolenza. Tra l'altro questo libro, come credo di aver scritto nella prefazione, nasce anche dall'incontro con un centro antiviolenza ed una casa protetta, perché le storie che racconto sono storie vere innanzitutto, solamente in parte filtrate dalla finzione letteraria, però sono fatti realmente accaduti di donne in carne e ossa, e forse la forza che trasmette questo libro è detta proprio da questo, dal fatto che non si tratti di un'opera di fantasia, ma penso che chi lo legge comprende bene che insomma è carne e sangue. E tra l'altro due di queste storie sono storie che non ho trattato io personalmente nei processi che ho seguito, ma sono il racconto invece di due donne che ho incontrato e che sono in questo momento ospiti di una struttura protetta. Per cui anche queste sono storie estremamente drammatiche, ma prese dal vivo. Sono tra l'altro le uniche donne che mi hanno, per le quali ho lasciato il nome vero, perché hanno voluto, hanno manifestato quando hanno saputo che volevo fare, che avevo in mente questo progetto, hanno voluto raccontare la propria storia ed erano impazienti di vederla scritta, perché per loro anche questa è stata una forma di riscatto, di rivincita. Ti ha detto bene Luigina, questo libro è un libro molto duro, se vogliamo, molto forte, perché io non ho voluto dire essere indulgente e ho voluto raccontare le cose come stavano, anzi certe cose le ho anche limate per non essere eccessivamente crudo, però ho voluto raccontare la verità, per così dire. Però nello stesso tempo queste sono storie di riscatto, sono storie in positivo, ed è così, neanche questa è finzione letteraria, te lo posso assicurare, perché le donne che si sono rivolte a me per essere rappresentate, e io diciamo faccio il mestiere d'avvocato ormai da molti anni, e da alcuni anni mi occupo in particolare anche di questioni come queste, essendo presidente regionale di questa associazione di avvocati familiaristi. Le donne che si sono rivolte a me lo hanno fatto per essere tutelate, ma anche perché avevano deciso che era giusto andare davanti a un giudice per chiedere giustizia.
e credo che questo passaggio sia un passaggio psicologico innanzitutto, fondamentale, che crea, come dire, l'esigenza e la voglia di ricominciare e di uscire fuori da una spirale di violenza fisica, morale, psicologica, perché la violenza, come abbiamo visto, sentito, ma se avrete modo di leggerlo, come avrete la possibilità di fare, appunto, di tanti tipi. Quando si decide di rivolgersi ad un avvocato per affrontare un processo, vuol dire che si è deciso di uscirne fuori e di chiedere giustizia. Questa è una forma di riscatto e di vivacità, come dire, fondamentale, importantissima. E poi un mio amico Vittorio Raeli, al quale ho pensato subito quando mi è stato chiesto, perché conosco da molto tempo, perché è un uomo di cultura, non è solamente un magistrato, anche se lui si occupa di questioni, diciamo, molto diverse, ma altrettanto impegnative ed appassionanti, mi permetto di dire, perché la magistratura montabile, anche gli aspetti, voglio dire, per chi è amante del diritto come noi, insomma, no, è vero, non facciamo molta distinzione. Ma è un uomo di grande sensibilità, di grande cultura, quindi mi è sembrato bello e giusto coinvolgerlo in questa esperienza. Io mi fermo qui per adesso e sono a vostra disposizione dopo, magari. Grazie. Grazie. Allora, dopo i ringraziamenti, che naturalmente ribadisco, credo che sia arrivato il momento di parlare di questo libro. Io intanto mi scuso con voi se non rimarrò per tutta la serata, ma purtroppo la sciarpa qui al collo non vuole essere un motivo estetico, è che purtroppo sono fortemente influenzato, ma non potevo mancare all'invito di un amico, e quindi agli inviti degli amici non si può mancare. Per questo mi limiterò a presentarlo, a porre delle domande, che sono innanzitutto le mie domande, perché non ho la pretesa di fare le domande per voi. Ognuno di noi naturalmente vede l'argomento dal suo punto di vista. Non parlo del libro, perché per avere un punto di vista sul libro occorre leggerlo. E io vorrei appunto invitarvi a leggere questo libro, che si occupa della violenza alle donne in un modo che sta tra il documentaristico, insomma, e il romanzo. Lo scrive l'autore proprio nell'introduzione. Scrive cosa? 5 sono le storie, 5 sono i nomi. I nomi sono nomi che evocano figure di donne che vengono da altri paesi, dell'Unione Europea fra l'altro, perché ovviamente per motivi di vista, motivi di soggiorno. I nomi sono Alena, Miriam, Giorgia, Sonia, Karen. Queste sono le 5 donne che danno il nome a, anche se non c'è un vero e proprio capitolo, capitolo 1, capitolo 2, ma idealmente possiamo dire vari capitoli, 5 del libro. La scelta è stata quella di raccontare le storie naturalmente vissute, come è emerso dall'introduzione di Paolo, che sono state vissute in prima persona. E qui veramente viene chiamato in gioco l'avvocato. Non l'avvocato che si occupa di cause civili, di cause penali, e magari incontra i problemi della giustizia, che a sua loro volta si risolvono in ritardi della giustizia. Qui conta l'avvocato, perché è l'avvocato che deve rafforzare quella consapevolezza che spinge le donne a denunciare fatti di maltrattamento che possono arrivare anche al femminicidio. I giornali, le cronache delle televisioni sono piene di questi fatti, ma è bene precisare una cosa: questa non è la regola. La violenza è una patologia del rapporto che c'è nel campo familiare tra i coniugi. Tutte le donne che
danno il nome a queste storie muovono dalla stessa condizione di debolezza. Debolezza che è tipica poi delle persone che non sono, anche se lavorano, non hanno coscienza dei diritti di donna, quindi del diritto soprattutto di essere trattata come una persona. Sembra anacronistico, vero? In fondo, se siamo qui nelle nostre famiglie, sicuramente non ci sono fatti di violenza. C'è la normalità della famiglia che si fonda sulla collaborazione. Queste donne escono da storie in cui la loro personalità viene violentata e anche manipolata, perché, attenzione, la violenza non è soltanto quella fisica, la violenza è quella, un'altra violenza ed è la più subdola, è la violenza morale. E Paolo ne parla con riferimento alla storia di una donna. Mi scuserà, ma non mi ricordo, non associo i nomi alle storie. Quindi la consapevolezza è essere consapevoli dei propri diritti, ed è un discorso di carattere generale, ma che per questi fatti di violenza si pone con forza, richiama le responsabilità non della società, perché è facile scaricare sulla società quelle che sono le responsabilità individuali di chi fa violenza, di chi esercita, ma richiama comunque una carenza di cultura, perché solo con la cultura, e in questo senso mi fa piacere che ci sia Chiara Vantaggiato, che è dirigente scolastica, solo la cultura, attraverso la scuola, eventualmente, non necessariamente attraverso studi successivi, può determinare quella consapevolezza, perché guardate, quello che emerge, il fil rouge, il filo conduttore di tutte queste storie riguarda donne che non erano istruite. Io ho tratto, comunque avevano un grado di istruzione che non era tale da renderle dotte dei loro diritti. Quindi io direi, quello che emerge dal libro, per come l'ho visto io, l'ho letto, mi sembra di poter capire che al fondo del problema c'è sempre una mancanza di consapevolezza dei diritti. E poi parliamo questa volta, sì, della società, ma come istituzioni, non in senso generico, è la responsabilità della società. Facendo un parallelismo, un'esperienza, secondo me, naufragata, quella dei consultori. Per evitare la interruzione della gravidanza si predispose un sistema di consultori dove la donna si doveva rivolgere per avere un aiuto psicologico. In quel caso i consultori non hanno funzionato, possiamo dirlo, al massimo livello. Devo dire che il numero degli aborti è sempre stato costante, quindi c'è da pensare che non abbia funzionato. E la stessa cosa vale per la violenza alle donne. Ben vengano associazioni come questa diffusa sul territorio, ma ci vuole maggiore informazione. E questo deve essere compito delle istituzioni, ai vari livelli, territoriale e nazionale. Quante campagne pubblicitarie vediamo finanziate con i fondi pubblici, cioè con i fondi nostri, e che non vertono poi su temi scottanti. Sì, sul femminicidio c'è stata pure una campagna, ma quello che importa è creare una rete di organismi, e siccome per ragioni di finanza pubblica, diciamocelo pure, non è possibile che lo Stato si accolli le spese che sostengono finanziariamente queste associazioni, però ci vuole quantomeno un sistema fiscale, un piccolo contributo che consenta a queste associazioni, che poi si fondano sul volontariato, non sono associazioni che hanno scopi di profitto, è importante che lo Stato investa in informazione attraverso tutti i mass media, che adesso ormai sono internet, che sta per soppiantare la televisione generalista, quelle per intenderci delle reti Rai e delle reti Mediaset, ma investire non mezzi finanziari sproporzionati, perché ci sono pochi soldi in giro, pochi soldi pubblici, dopo una bella stagione
di finanza pubblica allegra, bisogna assolutamente venire incontro a queste associazioni, in qualsiasi modo, sul piano finanziario, ma senza esagerare, perché poi la natura di queste associazioni è quella del volontariato, e proprio per questo un'associazione può canalizzare le donne. A questo punto io non vi parlerò delle storie, vi ho detto un pochettino i punti, secondo me, qualificanti di questo libro, che comunque si legge tutto d'un fiato. Personalmente io l'ho letto in una serata, e alla fine avevo il quadro di tutte le storie. È un libro infatti molto agevole, fra l'altro un formato molto, diciamo, molto fruibile, quindi è un libro che si legge tutto di un fiato, che però lascia aperti qualche interrogativo, e io di questo, Paolo, te ne vorrei far carico. Essenzialmente sono due le mie domande. La prima: ad ogni storia, abbiamo detto sono cinque, segue un, possiamo dire, capitolo, anche se non è numerato, intitolato per ogni una delle cinque storie la difesa. Paolo ha accennato nel suo intervento introduttivo che si tratta di storie pressoché fedeli 2, anzi no, pressoché fedeli 3, e 2 invece sono proprio pari pari, mi sembra di aver capito, lo scrive anche nel libro. Ora, siccome si tratta di storie probabilmente in corso, in progress, la storia andrebbe forse sviluppata, ma intendo non nel libro, perché ormai il libro è stato scritto, ma andrebbe forse spiegata meglio in questa risposta che farai alla mia domanda, e cioè la domanda appunto tende a chiederti per quale motivo tu hai scelto, sia nella storia che nella difesa che fai seguire ad ogni capitolo, perché hai scelto di interromperti. Perché, devo dire, scusatemi, ho un po' la curiosità del lettore che vorrebbe sapere come sono andate a finire queste storie. Ovviamente alcune sono in corso, si dice in progress, altre forse sono arrivate quantomeno alla fase del giudizio di primo grado. Quindi, prima domanda è questa. La seconda domanda riguarda invece, come posso dire, lo scopo che tu ti prefiggi attraverso questo libro. Credo che lo scopo che tu ti prefigga sia quello di far circolare queste storie perché possano servire da, come tu hai detto, archetipo, da modello, per evitare altre storie, non modello di altre storie, ma modello per evitare storie veramente tristi. E quindi, diciamo, queste sono le due domande che ti volevo porre, che presuppongono ovviamente la lettura del libro. Mi fermo in generale però, perché non scendo nei dettagli, proprio per evitare a voi la difficoltà, diciamo, di seguire l'autore. Grazie Paolo. Grazie Vittorio per questa lunga introduzione che avevi detto non voler fare, invece ti ringrazio per me. Io assolutamente, io invece sarò brevissimo, perché veramente vorrei lasciare spazio questa sera alle relatrici, oltre che a te. Rispondo subito: la scelta del decidere di impostare questo libro in questo modo, credo una forma originale, perché non i libri che riguardano la violenza contro le donne ne sono stati scritti tanti, come questo forse no, è una scelta che è anche frutto di una strategia, per così dire. Il fatto che tu sia rimasto con questi dubbi e sospeso vuol dire che ha funzionato. Certo, io potevo anche scrivere l'esito, potevo, per alcuni, perché in particolare mentre
quando ho pubblicato questo libro, uno di questi procedimenti penali è ancora in corso e veramente non sappiamo qual è l'esito, perché non vi dico a chi, di quale storia si tratta, però il pubblico ministero per una di queste vicende ha chiesto l'archiviazione, signori, ha chiesto l'archiviazione. Io ho fatto opposizione, avremo udienza a gennaio, e certo. In effetti, parlare anche dell'esito potrebbe essere un altro capitolo di queste vicende, perché l'importanza e la delicatezza di queste storie, magari la dottoressa Fusco lo sa per esperienza diretta, è che le violenze che si maturano, le violenze contro le donne, siano esse violenze di natura fisica, che morale, psicologica, si maturano in un ambito che è difficilissimo da indagare. Si maturano nelle mura domestiche, si maturano comunque nell'ambito di due soggetti che sono in qualche modo legati o da un rapporto affettivo o dal matrimonio o da una relazione amichevole, molto spesso, per cui è veramente difficile anche per il magistrato stabilire qual è la verità e essere convinto che ci siano, per esempio, come nel caso del pubblico ministero, indizi sufficienti a giustificare poi il fatto di andare in giudizio. E quindi l'altra difficoltà è questa. E se ne potrebbe parlare tanto veramente anche di questo. Lo scopo di questo libro invece è duplice. Luigina molto generosamente mi ha definito uno scrittore. Io non sono uno scrittore, sono un avvocato, ma ho una grande passione per la letteratura, per la scrittura, e magari la mia ambizione è quella di fare anche lo scrittore. È chiaro. Sì, e questa è la mia quinta pubblicazione, è la prima, diciamo, opera narrativa vera e propria. E diciamo che nasce innanzitutto un'esigenza personale, perché ha avuto questa vocazione, sì. L'altra esigenza è però più concreta, quella che parte da una considerazione. Queste vicende sono vicende legate alla mia attività professionale, o comunque, qualora non fosse così come per le due signore, sono comunque storie che non sono le grandi storie di cronaca di cui si sente parlare in televisione, Sara, Scazzi, ma sono storie allo stesso modo drammatiche per chi le subisce, per chi le vive, per i familiari, anche per il protagonista negativo. Sono storie di una drammaticità incredibile, che spesso sono relegate ad un'aula di tribunale. Allora, noi avvocati le trattiamo con distacco, perché è necessario pure trattarle in questo modo, perché la nostra funzione non è quella di consolare la vittima, ma quella di cercare di raggiungere l'obiettivo, che è quello di, in questo caso, contribuire alla condanna del colpevole, oppure se si assume la veste dell'avvocato difensore, come spesso faccio anch'io, anche in vicende come queste, comunque mantenere il distacco sufficiente e lavorare appunto al processo, che ha tantissimi aspetti, soprattutto tecnici, pure per il giudice, anche per il giudice è così, il giudice che deve decidere se condannare o assolvere sulla base delle emergenze processuali, che non si deve far prendere dalla emotività. Però in queste vicende c'è un aspetto umano che è straordinario, allora io volevo far conoscere questo aspetto umano, fare in modo che un pubblico più vasto fosse a conoscenza di vicende appunto che si consumano all'interno di quattro mura, che sono quelle di un'aula di giustizia di cui nessuno sa mai nulla e che era giusto far conoscere invece. E
perché, anche perché, come ha detto Vittorio, volontariamente, è un'atmosfera più... Sì, ma come la volta? Va bene. Sono dei E dicevo, e concludo, perché questo ci aiuterà probabilmente a far maturare una coscienza civica collettiva che possa fare in modo che vicende come queste, che storie come queste non possano più verificarsi. No, un attimo soltanto, rimani. Ci dispiace. Buonasera a tutti. Ciao, Gary. Non so, guarda. Ciao, Gary. Ciao. Paolo, il giudice Raeli ha detto una cosa importantissima, tra le tante cose importanti che ha detto, l'informazione, perché quando uno vive certe situazioni ha bisogno di sapere dove andare e purtroppo c'è disinformazione in questo campo, o comunque poi una volta creato lo stato di protezione quasi, il giorno dopo si ricomincia da capo, questo per quanto riguarda l'aspetto di non violenza. Ora parliamo di te, scrittore. Quando io ho detto mi è piaciuto leggere questo libro, perché è un libro, oltre il contenuto, che in questo caso è un contenuto abbastanza forte, che dà ansia, no? Perché dice delle cose vere, purtroppo, per alcuni passaggi io ho letto, ti ripeto, non vorrei esagerare o essere retorica, momenti emozionali che sono uno stato e che descrive quello che succede nelle aule di un tribunale. Lo scrittore è il navigatore che racconta delle conquiste sul mare, no? E quindi tu non hai fatto altro che raccontare della tua professione informando gli altri. Nel primo personaggio, perché ci sono cinque donne, no? L'archè dell'esempio, no? L'esempio delle altre donne, il primo personaggio. Possiamo? Vedo. So che sei disattento, Paolo, però vorrei che tu seguissi quello che dico, perché allora, il primo personaggio, Alena, che poi si fa chiamare Elena, che si fa chiamare Alena, questo è un passaggio importantissimo. Lei è una donna che viene dalla Polonia. Allora mi sono chieste quante donne, quante badanti vengono da fuori? Ci siamo chiesto dietro a queste donne cosa c'è? Beh, in questo libro qualcosa lo trovate. Donne che vengono con la speranza. E dov'è la poesia che è, o la narrativa che Paola ha saputo illustrare in questo piccolo libro? Non è importante che sia formato da tante pagine. Lui descrive il viaggio in pullman di questa donna che viene dalla Polonia e che lascia i suoi figli nella sua terra. E viene con la volontà di guadagnare 800.000 lire al mese, che sono tantissimi per loro, e pensa al futuro dei propri figli. E questo viaggio lui, con la parola scritta, la fa percorrere a noi lettori. Quindi, caro Paolo, lo sei scrittore, quando descrivi questo passaggio graduale dal pullman all'arrivo a Taranto, e poi a questo sogno di donna che pensa di non aver bisogno più dell'amore, perché il marito gli è morto, incontra invece un uomo e con quest'uomo si apre di nuovo alla vita, poi scopre che vita non era. Ora, siccome noi ci teniamo tanto alla presentazione di un libro, perché il successo di un libro sta in quello che viene trasmesso, accompagniamo sia con la voce di un'attrice qui presente, forse tu non conosci, Mariella Mangiullo, che è una bravissima cantante, che mi accosta in quasi tutte le presentazioni qui a Padua e anche in altri luoghi, e suo figlio Gianluigi Sergi. Perché la musica non è soltanto quella che noi sentiamo al di fuori
ma anche quello che ci portiamo dentro. E Mariella vi farà leggere, leggerà anzi, e vi farà leggere perché seguirete attentamente il primo personaggio che Paolo descrive, Alena. E sentirete la musica di questa donna che viene dalla Polonia. Non è un uomo che va a lavorare fuori, una donna, una realtà differente, che noi sbadatamente non ci accorgiamo di vivere. Prego, Mariella. Quando ero sul pulmino che mi ha portato in Italia, non pensavo di andare incontro al mio destino. Più di un giorno e mezzo di viaggio dal confine nord-orientale della Polonia, dove vivevo, attraverso la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Slovenia, attraverso città che non conoscevo, che non avevo nemmeno mai sentito nominare. Le fermate agli autogrill, le telefonate a casa di mia madre, i miei due figli che piangevano al telefono. Io che mi facevo forza, che trovavo la forza anche per loro. Mio marito era morto 10 anni prima, lavoravo in una fabbrica di calze, avevo uno stipendio ma non bastava che a sopravvivere. Avevo sentito dire da alcune amiche che in Italia si stava bene, che facendo la badante si poteva guadagnare anche per 3-4 volte quello che ci davano lì in fabbrica. Avevo bisogno di soldi, i miei figli dovevano studiare, poi si sarebbero dovuti sposare. Andai in un'agenzia che organizzava trasferimenti in Italia per donne come me. Mi chiesero 1.000 euro per il viaggio. Dovetti fare un prestito, non avevo tutti quei soldi. Erano 5 dei miei stipendi, quei 1.000 euro. La mattina che partimmo riconobbi la mia faccia in quella delle altre 3 ragazze che erano con me. Eravamo spaventate e spaurite. Ci guardavamo negli occhi per farci coraggio a vicenda e ci tenevamo le mani. Con noi poche cose indispensabili per il viaggio. E una rabbia sorda per quella terra che non aveva mantenuto le promesse e che ora ci lasciava partire. E la speranza di ritornare un giorno, di ritornare tra le braccia di quella madre che ora ci mandava via. Ma partire era necessario, il nostro paese non aveva un futuro da offrirci. Ho pianto per quasi tutto il viaggio e il mio pianto era contagioso, ci contagiavamo a vicenda. L'abbraccio con i miei figli è stato straziante, ma il pensiero di non rivederli per un tempo indefinito lo era ancora di più. Mi consolava la possibilità di poter dare loro un futuro migliore. E ogni notte piangevo e chiamavo i miei figli per nome e chiedevo perdono per averli lasciati da soli, senza di me. Poi però il tempo mi ha aiutato a stare meglio. Le nuove amicizie, le vicine di casa, i bottegai. Era un piccolo mondo che pian piano diventava il mio. E a fine mese lo stipendio. Non avevo mai visto tanti soldi insieme. 800 euro che valevano il sacrificio che avevo fatto, il dolore che provavo. E poi dopo un anno sarei ritornata a casa, avrei portato a casa il frutto del mio lavoro e dei miei risparmi. La vita dei miei figli sarebbe stata diversa. Avrebbero capito. E così fu infatti. Alla fine ero quasi felice, felice della mia scelta, felice di aver avuto la forza per credere che un futuro diverso poteva esserci per me e per loro. Paolo, adesso accompagniamo queste parole da una canzone che dà la premessa e la promessa di un futuro che noi abbiamo nelle nostre mani, che non dobbiamo farci sfuggire. E adesso Mariella con la sua bellissima voce, un applauso vi prego, per questo ascolto, voce il disco delle tue mani. Nelle mani di tutte le persone, non solo delle donne. Mm-hmm.
Ma la violenza, per la mia esperienza personale, non ancora il
essere, è trasversale, attraversa nello stesso modo tutti i centri sociali e tutti i gradi istituzionali. Allora io ho scelto, non per una storia da raccontare, ma le ho scelte non solo per la differenza della tipologia, la violenza fisica, la violenza psicologica, lo stalker, il corteggiatore incompetente, il marito violento, ma uno dei protagonisti è un medico, la vittima è una, non lo dico, ma è un artista, una persona di grande cultura, voglio dire. Non c'entra neanche la consapevolezza dei propri diritti, perché anche una donna che ha un grado di cultura poco elevato capisce bene che non può essere picchiata, no? Non c'entra questo. Il problema è altro, il problema è molto più complesso e coinvolge una sfera personalissima delle persone. E il grado culturale effettivamente non c'entra. C'entra forse la maturazione di una coscienza civile che ancora non ci appartiene, soprattutto da noi. Anche se anche qui è da sfatare un mito, sì, infatti, non perché non è vero che nel meridione d'Italia gli episodi di violenza sono più frequenti. Anzi, c'è un'altra cosa per la verità che volevo dire, anche se forse potrebbe sembrare contraddittorio. In realtà le statistiche ci dicono che le violenze, gli episodi di violenza contro le donne e i minori sono diminuiti nel corso degli anni. Anche se la percezione che abbiamo di questi è maggiore, perché i mass media stanno dando da alcuni anni molto più risalto a queste vicende. Ci sarebbe, io mi occupo anche dal punto di vista professionale appunto di questi problemi, come presidente dell'Associazione Regionale degli Avvocati Familiaristi, organizzo, tengo dei convegni formativi. Quindi nell'ambito di questi convegni abbiamo potuto approfondire anche questi aspetti legati a questioni tecniche. Sarebbe molto bello approfondire, ma mi rendo conto che non è questa la sede. Grazie. E ora facciamo parlare sia la dirigente. Non so se è il caso di intervenire adesso, mi piacerebbe ascoltare molto la... Sì. Perché forse ha una competenza proprio nel campo. Lei ha la competenza primaria e come dice Cedio, obbedisca senza volerne, però va lei ha contato con gli studenti. D'accordo, no, a me avrebbe fatto piacere ascoltare. Comunque niente, io sono Chiara Vantaggiato e siamo stati presentati prima. Ringrazio per l'occasione, penso che la cultura abbia un ruolo per quanto riguarda la consapevolezza e la capacità di riconoscimento dell'atto violento, perché l'atto violento non è facilmente riconoscibile, può essere camuffato molto bene. Quindi io ritengo che noi che operiamo nella scuola, che poi siamo degli artigiani della scuola, insomma, stiamo tutti i giorni con... è un lavoro bellissimo il nostro, che se ne dica, con delle giovani personalità in evoluzione, e quindi noi dobbiamo avere l'occhio attento, e l'occhio attento è anche un po' curioso, e essere così, farci i fatti degli altri, non farci i fatti nostri. E a volte la violenza viene anche dipinta, la violenza che subisce la mamma, da un disegno di un bambino, e quindi una maestra attenta, una professoressa attenta, da un compito in classe, da un racconto, da un intervento fatto, da una chiusura, può subito immediatamente capire i segni di un disagio. E noi abbiamo dei ragazzi che sono di cera, sono delicatissimi, sono in un'età evolutiva, i nostri sono già un po' più grandi, dei 14 ai 18, ma il fatto che siano grandi non significa assolutamente nulla, perché è vero che la psicologia dice che la personalità si struttura sino intorno ai 13-14 anni, ma io penso che anche l'età dei nostri giovani siano ancora in formazione, perché l'età delle scelte, della consapevolezza si è alzata, no? Mentre noi eravamo in grado di fare delle scelte molto prima, i ragazzi man mano riescono, perché bombardati da tante cose, ad avere la consapevolezza della propria personalità un po' più in là, un po' più... E quindi io ritengo
che noi abbiamo in questa fascia di età dai 14 ai 18 una grandissima responsabilità, perché la personalità si può strutturare, come dicono quelli più bravi di me, in due modi, o per imitazione o per differenza. E allora l'importante è avere dei buoni maestri. E se mi consentite una battuta polemica, se questi maestri sono anche un pochino uomini, nel senso che se c'è nella scuola accanto alla presenza femminile anche la presenza maschile, viva Dio, meno male, speriamo, perché l'indice è la femminilizzazione della scuola, che siamo insomma uno insegnante uomo su quattro praticamente, questa è la percentuale, può comportare una perdita di figura di riferimento. Ma prendete queste parole soltanto come delle riflessioni ad alta voce, cioè io mi interrogo sempre di queste cose. I nostri giovani uomini, i ragazzi, devono crescere, devono strutturare la loro personalità, dicevamo prima, o per imitazione o per differenza, ma come fanno se spesso i padri sono assenti per tanti motivi, anche non ultima la crisi economica. Non ci dimentichiamo che ci sono tantissimi papà che stanno andando a lavorare fuori nuovamente, e quindi come è possibile che strutturino la loro personalità senza figure maschili di riferimento? E in questa fascia d'età c'è un altro grossissimo problema, che noi lo sentiamo meno, per la verità, perché nella nostra scuola, essendo un grosso istituto, perché è un liceo scientifico, un tecnico industriale, economico, ci sono molti uomini, no? Molti professionisti anche, e quindi diciamo che nella nostra scuola c'è la figura maschile. Ma io mi interrogo per tutta quella fascia di età della scuola secondaria di primo grado, della scuola media, proprio tra gli 11, i 10, gli 11 e i 13 anni, quando non c'è a volte la figura paterna di riferimento e ci si trova tante donne intorno. Cosa può comportare? Poniamo il caso che un ragazzino non abbia, non è una giustificazione la mia, perché la violenza non ha giustificazione, è solo, scusatemi, una riflessione ad alta voce, ecco, tra di noi, come se stessimo proprio in un salotto, parliamone da questo. Poniamo il caso, no? Che questo ragazzino abbia, non sia bravissimo, e si veda sempre rimproverare da queste figure femminili di riferimento, che possono essere la mamma, poi la, diventa la maestra, e poi diventa, e allora comincia a sentire un senso di inadeguatezza, che unito secondo me a quel rito di passaggio tipico del giovane adulto intorno ai 13-14 anni, che comporta una necessità di un distacco da tutto quello che è il mondo dell'infanzia, la sdolcinatezza, la gentilezza, il mondo delle donne, il mondo degli anziani. Noi siamo, io sono mamma di tre figli, tra l'altro ho fatto anche un affidamento familiare di un bambino che non era mio, e quindi bene o male so che significa quel momento di passaggio, perché due sono maschi, quindi quando si vergognano della carezza, quando si vergognano della sdolcinatezza, cercano di, non riescono a individuare le emozioni, non riescono a individuare la differenza tra l'emozione e il sentimento, e tutto questo accade. E quindi in questa fase loro, per sentirsi uomini virali, cominciano a diventare violenti e cominciamo a ritornare a quei riti atavici degli eroi greci, quando non c'era, in quel caso per la verità c'era molto più diritto naturale, per usare un linguaggio giuridico, e in questo caso invece diventa violenza allo stato puro, unita poi, se mi consentite, a una cosa che purtroppo aborrisco, quei giochi violenti e anche quei film molto forti. Io non vi nascondo, avendo appunto dei figli giovani, che con grande difficoltà riesco a volte, quando sono al cinema, a vedere delle immagini di film horror che adesso sono anche tridimensionali, cioè loro è chiaro che esorcizzano in questo modo le paure, e gli addetti ai lavori me lo spiegano, dico, quello serve per esorcizzare le paure della crescita, ok, ma io non riesco ancora a rendermi conto che questi ragazzini debbano stare sempre con giochi di pistole e di sangue in continuazione, con questi smartphone
attaccati agli smartphone, non riescono assolutamente ad alzare lo sguardo. Io lotto nella mia scuola perché gli smartphone vengono messi via nel momento in cui si apprende, non si può essere legati. Allora io mi pongo tutti questi problemi, forse in maniera un po' disordinata, però il punto è questo, no? Cioè si può individuare una, come dire, una ragione anche di mancanze di figure di riferimento per questi giovani uomini che crescono e che devono avere la gioia che un uomo gli spieghi che è bello innamorarsi. Un uomo glielo deve dire, non la mamma. Un uomo glielo deve dire che si deve dimostrare disponibile all'aiuto in casa, che si deve dimostrare sensibile all'ascolto e che glielo deve dire un uomo che il lavoro di cura non è solo delle donne, è sempre delle donne, ma che il lavoro di cura è meraviglioso se fatto anche dagli uomini nei confronti dei bambini e penso con un modo di fare diverso rispetto alla mamma. Ecco, io ho l'impressione che ci sia tanta mancanza di questo segmento formativo e non so come mai in un paese come il nostro, che è così intelligente, così colto, non si sia capito che l'unica via per uscire da questa situazione è la cultura. Da questo punto di vista, investire in cultura significa incoraggiare i giovani uomini a fare gli insegnanti, perché poi, diciamoci la verità, il vero problema è che gli stipendi degli insegnanti non sono elevatissimi, per cui tutti i giovani poi si allontanano e fanno altre professioni. Ecco, io volevo riflettere su quando le trovano, naturalmente. Volevo riflettere proprio su questo e ritengo che bisogna cominciare a indagare su quelle che possono essere le cause anche di questa violenza maschile. Poi per quanto riguarda le storie, purtroppo continuo a ricordare una storia che ho passato, cioè mi è passata per le mani, nel senso che io quando ero piccola, durante il periodo estivo, avevo proprio come vicina di casa una professoressa universitaria che per una vita ha avuto questi problemi. E quindi è proprio vero che il livello culturale non c'entra, ma dirò di più. Da quel momento in poi io ho capito quanto è importante farsi i fatti degli altri. Non so se avete visto su internet c'è una vignetta WhatsApp del passato, no? Ci sono WhatsApp del passato, quando le signore erano alla finestra o sui gradini e si raccontavano le cose l'un l'altra ed era bellissimo. Ecco, forse bisogna tornare a guardarsi negli occhi un pochino di più, con quell'attenzione che veramente io ricordo da piccola di aver avuto racconti di varie cadute che avvenivano un giorno sì e l'altro pure. Ecco, quindi io ritengo che come scuola questo dobbiamo fare, sensibilizzare. Sì. Ha detto tante cose perché lei è un vulcano, nella posizione in cui si trova vuole dare il meglio, vuole che il suo passaggio in quella scuola, avete tanti uomini nella scuola, comunque ripeto, non è questione di cultura, di quello che conosci, ma è questione di sensibilità. E se la scuola si impegna in questo compito grandissimo, e le ragazze l'hanno dimostrato, perché loro tremavano quando ballavano e cantavano e leggevano, quindi erano persone sensibili, al di là del fatto che fossero donne, perché non è l'essere umano in questo caso che va educato. Ecco perché ho dato la precedenza alla dirigente. Lei rappresenta la scuola, il primo passo per formare gli uomini e le donne è la scuola. Se abbiamo dirigenti bravi, e lei lo sta dimostrando, forse qualcosa la risolviamo. Grazie, professore. Secondo passaggio è l'istituzione Punto Rosa, la responsabile presidente Moira Fusca. Allora, quante donne vengono da voi? Come le accogliete? Chi c'è?
chi opera. In poco tempo lei ci deve dare le informazioni giuste, perché questa sera, oltre alla presentazione di un libro, dobbiamo capire se una donna è violentata, se una donna è maltrattata, dove deve andare, e non alla comare a fianco. Grazie. Grazie, buonasera a tutte e a tutti, ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha invitato, lo scrittore, l'avvocato Paolo Maci. È bella questa sensibilità che venga da parte di un uomo e non soltanto da parte delle donne, la dirigente che veramente ha toccato dei punti salienti. Io sono la coordinatrice del Centro Antiviolenza Punto Rosa, non siamo un'associazione, mi spiace che non c'è il magistrato, si è andato via perché devo fare delle organizzazioni. Siamo una rete di centri antiviolenza che opera su tutta la Puglia e offriamo dei servizi in convenzione con gli ambiti territoriali, in questo caso con l'ambito territoriale di Gagliano del Capo, che ringraziamo perché senza la convenzione non ci sarebbe un centro antiviolenza, non ci sarebbero servizi per donne gratuiti e nella garanzia assoluta dell'anonimato. La nostra sede è a Specchia, del Punto Rosa. Poi abbiamo altre sedi anche a Parapita, a Nardò, a Martano, a Castrignano dei Greci, a Gallipoli e poi più su sino ad arrivare a Foggia. Ci sovvenziona, ci aiuta moltissimo in questo senso la Regione Puglia, abbiamo una legge molto forte dal punto di vista regionale, più avanti rispetto a tutto il territorio nazionale, la legge 29 che ha fortemente voluto proprio la presenza di questi centri antiviolenza sul territorio, perché è vero quello che dice la professoressa, le donne devono avere un luogo a cui rivolgersi e soprattutto bisogna che ci sia consapevolezza di quello che è. Sono perfettamente d'accordo con l'avvocato, e questo ci tengo a sottolinearlo, al fatto che la violenza non è assolutamente un discorso legato alla cultura in termini di conoscenza. La violenza sulle donne, la violenza di genere è assolutamente trasversale, vengono da noi anche delle professioniste, avvocate, medici, quindi di tutte le professioni, quindi stiamo parlando di ceti elevati, ci sono anche le donne che poi non lavorano, però assolutamente, questo non perché lo dice il Centro Antiviolenza Punto Rosa, ma lo dicono i dati regionali, quelli che sono stati proprio sviluppati da tutti i centri antiviolenza presenti sul territorio e che rilevano quante donne si rivolgono poi ai centri, le professioni eccetera. Un altro dato fondamentale per capire forse di cosa stiamo parlando, perché se prima non capiamo con chi abbiamo a che fare, perché abbiamo a che fare con un nemico che è molto subdolo, perché è subdolo? E ce lo dicono queste storie, è il nostro compagno, è il marito, è l'amico, è il conoscente, stiamo parlando di violenze all'interno della convenzione di Istanbul, che è una convenzione, stiamo parlando di una normativa internazionale, parla di violenza domestica, che vuol dire che domestica vuol dire che è violenza che avviene nelle relazioni intime, quindi qui è la difficoltà vera per una donna. Come faccio io a riconoscere che la persona su cui io ho investito e ho scelto è la persona che mi sta tradendo, è la persona che quante volte ho sentito dire: dottoressa, ma io non avrei mai immaginato che sarebbe riuscito a picchiarmi, e mi ha picchiato. Quindi innanzitutto sfatiamo il mito che è solo le povere donne non istruite, tutte le donne e potenzialmente siamo esposte tutte, basterebbe forse, ha ragione la dirigente, guardarci un po' di più negli occhi per capire il disagio, è una cosa che abbiamo perso. I centri antiviolenza ci sono per questo, le donne arrivano da noi o perché molte vengono segnalate dalle scuole, ultimamente c'è più sensibilità, o perché arrivano attraverso il servizio sociale, o perché si rivolgono alle forze dell'ordine per una denuncia e oggi con la nuova legge sono obbligate le forze dell'ordine a segnalare il centro antiviolenza più vicino, o perché hanno fatto un passaggio al consultorio, o perché c'è un passaparola. Arrivano e la cosa fondamentale è l'accoglienza. Quello che si trova in un centro antiviolenza innanzitutto è il riconoscimento di un torto che si è subito, perché
La violenza sta, la legittimazione della violenza non esiste e la responsabilità è tutta in chi la compie, ma il problema è che queste donne, l'avvocato lo sa molto bene perché lo fa per professione, non riconoscono la violenza del marito, ma molto spesso scatta in loro una sorta di senso di colpa. Non vogliono rompere la famiglia, hanno dei figli, non ce la fanno, si sentono inadeguate. E questo è il problema, si sentono inadeguate, c'è consapevolezza in questo senso, non c'è. Cioè non c'è la consapevolezza di un torto che si è subito. E il lavoro che si fa in un centro antiviolenza è un percorso di delucidazione, di scoperta di quello che è un danno. La cosa più difficile è che la violenza sicuramente non è soltanto quella fisica, si è detto bene, qui quella si vede, è visibile, è facilmente visibile, ma c'è un tipo di violenza che è molto più subdola, che è quella psicologica, ed è lì che è difficile agire. La violenza psicologica è fatta di denigrazioni, di svalutazioni, di attacchi al sé, quindi abbiamo un annientamento dell'identità della persona, è lì la difficoltà poi nel lavoro. Le donne che arrivano da noi sono donne nella maggior parte dei casi totalmente annientate, sono donne che hanno perso il contatto con la famiglia, che non hanno più i contatti con la famiglia d'origine, che non hanno la possibilità di avere delle amiche, perché la prima azione che compie il marito, il maltrattante, è l'isolamento, esatto. Come ti controllo, come ti faccio sentire mia, se non ti azzero le relazioni sociali? Se io ti azzero i contatti con il mondo esterno, in automatico ti levo anche la possibilità di un confronto, ti levo la possibilità del dubbio. Un episodio di questo è esatto. E da lì poi, oltre alla prima fase che è quella dell'accoglienza, di cui io mi occupo personalmente in tutti i centri, perché è una fase delicatissima, perché la donna ha bisogno di sentirsi non giudicata, come spesso succede, riconosciuta e soprattutto creduta, perché purtroppo quello che la prima cosa invece che una donna sente nella società, e molto spesso mi spiace dirlo, lo sente anche dai servizi per cui è passata, forse qualcosa ora sta cambiando perché veramente si fa molta cultura in questo senso e molta rete, e il peso di aver sbagliato. Che cosa? Molte volte mi dicono: dottoressa, io ho fallito tutto. Non è un fallimento, sono degli incontri. Allora forse bisognerebbe prestare attenzione a quegli indicatori in partenza, e già nelle scuole, questo la dirigente ve lo potrà dire, sicuramente ve lo potrà confermare, che ci sono già in una relazione. Quando il controllo non è più la gelosia, ma è il controllo, mi creo un profilo Facebook e ti controllo, so la password della tua mail e ti controllo, ti prendo il telefono e ti controllo, inizio a dirti che dall'amica tu non puoi andare, che così non ti devi vestire, che poi la facoltà forse era troppo, perché devi scegliere la facoltà al nord quando invece puoi andare al sud? Non puoi andare al viaggio di istruzione da sola, sono questi i primi segnali che ci dovrebbero mettere in allerta, ma purtroppo così non succede. E quando poi la relazione diventa importante, significativa, parliamo poi dei matrimoni, è difficile rompere quella spirale di cui parlava bene prima l'avvocato, perché è una spirale in cui la donna viene risucchiata, e la speranza che quest'uomo cambierà non viene mai abbandonata. Forse nel momento in cui c'è la richiesta d'aiuto, è vero, nel momento in cui la donna si rivolge dall'avvocato, finalmente lì ha deciso di porre fine a un inferno che non ha meritato, perché succede purtroppo. Ma questo non vuol dire che non siamo abbastanza brave, vuol dire che purtroppo abbiamo scambiato anche per cultura un rapporto che non è più paritario. E mi dispiace che non ci sia il magistrato, perché nell'aula dei tribunali questo succede. Scambiare la violenza con la conflittualità di coppia, purtroppo, è un errore che va a danno della donna, e lì poi ci sono le archiviazioni. E quindi poi un avvocato che è di sensibilità, per fortuna, e speriamo... Interrompo un attimo, e quando questa... Esattamente questa si vede quando dici, ma 100 messaggi, no? Inviati da una ipotesi di stalking, ma talmente evidente, dici,
e il magistrato donna scrive nell'ordinanza con cui chiede l'archiviazione, è normale che il marito tenti in questo modo di riconquistare la donna, dopo che abbiamo denunciato episodi di violenza sessuale consumati all'interno delle mura domestiche, ovviamente sono difficilissimi da provare, e non puoi dire che una sequela di messaggi anche di morte, cioè no, è quello che rientra nella dinamica di coppia. C'è la separazione. Domanda, ma avete. Quando mi capitano queste cose mi incazzo terribilmente. Ma avete presentato, c'è una richiesta di separazione con l'addebito? Sì, c'è la richiesta di separazione con l'addebito da entrambe le parti. Sì, è vero, succede perché i centri arrivano, leggiamo questi procedimenti, capisco bene la rabbia. Ma come finiscono? Che questo episodio tu lo narri nella figura di Giorgia. E anche lì la descrizione di questa donna che scappa e trova la porta chiusa. Che viene annientata, ha detto bene la dottoressa, e questo è il meccanismo, il marito che piano piano la annulla, le amicizie, i messaggi, il telefonino, le mail, non puoi uscire da sotto, la annulla totalmente. Allora, questo, se posso, ci fa capire che si tratta effettivamente di come queste storie, che sono storie vere, come dire, siano effettivamente rispondenti a quello che succede. Per questo questo libro spero che possa circolare, perché questi episodi sono emblematici di tantissime situazioni simili che molto spesso non sono denunciate. Allora, quando noi presentiamo questo libro nelle scuole, per esempio, perché mi chiamano ormai per parlare, perché quella è l'occasione anche per fare un discorso più ampio, no? Che riguarda la violenza contro le donne minori, anche le norme che regolano queste, tu ti accorgi che tantissime situazioni sono vissute anche dalle ragazze in silenzio, che ovviamente non si conosce dalle ragazze, ma ci sono anche tante donne che hanno subito e subiscono questo tipo di situazioni, che però ovviamente non hanno il coraggio di dirlo, però si percepisce, o te lo dicono o te lo dicono in privato, e forse è lo strumento anche per far uscire qualcosa allo scoperto. Ecco l'importanza della memoria e della presidenza. Tante volte nel passato succedeva, non so se se uno degli studenti dimostrava un silenzio, una malinconia particolare, veniva accompagnato in presidenza con molta riservatezza, interrogato sul fatto. Ma io non so se adesso la scuola ha anche questo strumento comunicativo con i ragazzi e le ragazze, perché è importante, non nell'aula della scuola, in riservatezza, perché è importante molte cose. Io vi dico, io di professione sono. È una professione più bella di mia, io sono un bibliotecario, la parola è giusta, il bibliotecario. Quante donne io ho visto in biblioteca, che sono e uomini, che hanno confidato, liberi da ogni istituzione, da ogni paura, no? Della sussurrosa, della dirigente, hanno confidato in situazioni estreme. Magari io ho cercato di poi passare a la comunicazione agli uffici dei servizi sociali. Ma molte si fermano le cose. L'incontro è che per la prima volta, o comunque non accade spesso, ecco, diciamo così, ci sono punti di vista completamente diversi, no? Perché qui abbiamo l'aula del tribunale, abbiamo, io rappresento un po' la prevenzione, il prima, no? La scuola. E lei rappresenta il dopo, la dottoressa, cioè cosa può accadere, e magari anche la cultura, no? Con la sua capacità di disseminazione. E quando c'è una, diciamo, entrano in contatto dei mondi così diversi, si crea veramente qualcosa di importante.
è la contaminazione dei nostri mondi che è completamente diversa. Sì. E che questi mondi tutti insieme possano fare il meglio per tutti, per le donne, visto che mi chiamo Eva, e per gli uomini, che si chiamano Adamo, però potrebbero anche loro sensibilizzarsi al rapporto di coppia, al rapporto civile. Ora, io mi sento anche di fare un'altra cosa di dovere. C'è una donna stupenda che mi accompagna in queste iniziative, che è la dottoressa Nardelli. Voglio che lei esprima qualcosa intorno a questa presentazione. Dai. La pillo sempre di sorpresa, però io so della sua sensibilità, io non parlo di cultura, della sua sensibilità. Non mi sottraggo, anche la seconda volta che... anche perché il pathos, l'emozione si sente in questa sala. C'è un'intensità del sentire che fa venire i brividi. E quindi così io anch'io mi associo agli altri, sebbene così da un punto di vista diverso, per esprimere pensieri in libertà. Mentre poco fa si parlava del ruolo della scuola, dei centri di ascolto, delle aule di tribunale, pensavo tra me e me che c'è un grande assente in tutta questa storia, anzi una grande assente, la famiglia. E quindi mi chiedevo, ma questo purtroppo, essendo anch'io madre di 4 figli, me lo chiedo da tempo, quando mi assalgono queste storie crudeli dal telegiornale, mentre vado a lavoro in macchina dalla radio, mi chiedo dove io, noi donne, stiamo sbagliando. Perché signori, qui qualche responsabilità ce l'abbiamo anche noi madri. Brava. Abbiamo. In che senso? Che come diceva giustamente la professoressa Vantaggiato, la dirigente, si assiste ad una femminilizzazione del momento educativo, sia a scuola, ma ahimè anche in famiglia, e perché i padri sono fuori, perché spesso delegano la mamma all'educazione degli affetti, all'educazione dei sentimenti, tout court, proprio all'educazione. Allora il mio sforzo negli ultimi anni, soprattutto con i miei figli piccoli, con il mio piccolo che adesso ha 18 anni, riflettendo su queste cose, è proprio questo. Io ho capito che noi mamme dobbiamo, noi genitori, dobbiamo imparare a dire no. Perché? Perché un po' per stanchezza, un po' perché noi in particolare, io sono più anziana, figli di una generazione autoritaria, ci sembra bello, democratico, metterci al loro livello, fare l'amica più grande, e non riusciamo a dire no. Oppure voglio parlare del senso del limite, questo non si può, questo non lo devi. Per cui cominciamo da bambini, io adesso vedo storie incredibili, no? I vicini entrano ai supermercati, si mettono a urlare, anzi non urlano neanche più, hanno tutto quello che vuoi. Allora a questo punto ho capito che quello che è fondamentale, insegnare al ragazzo, al bambino, ad accettare il no, ad accettare il limite, ad accettare il rifiuto, a educarlo al fallimento, anche all'insuccesso, ad elaborare l'insuccesso, ad elaborare il fallimento, l'errore, in termini di opportunità di cambiamento. Guai se non ci fosse questo. Allora, nel momento in cui mi sono detta, ma tutto così può darsi che sia confutabilissimo, contestabilissimo da tutti i punti di vista, mi sono detta, nel momento in cui io non educo mio figlio ad accettare il rifiuto, a capire che la società, il mondo lì fuori, non è come quello dentro casa dove io gli dico sempre sì e quindi gli voglio bene, lo accolgo, sono sempre sorridente, faccio tutto quello che vuole lui, ha sempre ragione lui, vado e mi arrabbio col professore perché non gli ha messo il voto che dico io, o col catechista perché tratta meglio quell'altro di mio figlio, quindi tutto gli è dovuto. Nel momento in cui poi va fuori, è chiaro che non ha avuto
un'educazione che lo ha portato a maturare l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, che sono, secondo me, molto più importanti del successo. Tutti siamo bravi ad essere felici quando abbiamo successo. La preziosità dell'errore da vivere come opportunità di cambiamento, la preziosità dell'insuccesso, del rifiuto, capire che un altro ha una sua identità diversa dalla nostra e che può non volerci bene. E questo è fondamentale per quell'educazione sentimentale, sentimenti che un genitore deve dare al figlio. E allora penso che alla base di questi deprecabilissimi episodi di violenza nei confronti delle donne ci sia questa grande fragilità dell'uomo, che abbiamo forse per amore, forse perché volevamo dare il massimo ai nostri figli, forse contribuito a creare noi. Io ti ammazzo, ti distruggo, ti butto l'acido in volto perché tu rimanga sfregiata a vita perché non mi vuoi. Perché forse replichiamo nelle altre, guardando le altre donne, la storia emozionale, psicologica, affettiva che abbiamo con l'altra grande donna della nostra vita, con nostra madre. E quindi, così come per definizione la mamma ci ama sempre, la mamma ci giustifica sempre, la mamma non ci abbandona mai, anche tu, no, perché io traslo questa immagine di donna su di te, non mi devi abbandonare. E se lo fai, io ti ammazzo. E quante volte lo sentiamo in televisione tra le motivazioni? Se tu non sei mia, allora non devi essere di nessuno. Quindi, quello che mi piacerebbe anche capire, se possibile magari anche in altri incontri, riflettendo su questi aspetti, o andandocene tutti insieme questa sera qui da questo incontro, quello che vorrei capire è cosa possiamo fare noi genitori per prevenire queste cose, perché il mostro in prima pagina sì, lo vediamo ogni giorno, ci sembrano però tutte storie lontane, ma può succedere a ciascuno di noi, a ciascuno di coloro che è seduto qui, perché nessuno è senza colpa, cioè a partire da me, a partire da noi. E allora l'altro giorno, quando ci siamo sentite per telefono con la professoressa Mattaggiato, appunto mi ricollegavo poi a quest'altro aspetto della femminilizzazione anche dell'educazione. I nostri ragazzi non hanno il modello maschile. Mi diceva, gli incontri scuola-famiglia vanno al 90% solo le mamme. Allora, quanto questa mancanza del ruolo paterno, che è dell'autorità per definizione, che è giusto che ci sia appunto la percezione quasi fisica vedendo il padre, che c'è un limite. In fondo, quanto sa, magari era giusto, e smettila se non lo dico a tuo padre, almeno c'era un argine. E così lascio sospese nell'aria tutte queste domande, a cui vorrei poi magari più là risposta da qualche esperto. Un'ultima cosa vorrei dire, mi è piaciuto molto, caro Paolo, il titolo del libro, mi chiamo Eva. Eva perché tutte queste storie sono tutte diverse, ma tutte uguali, e mi rimandano alla donna uguale per definizione, l'archetipo femminile, Eva. E vedo questo titolo anche con una doppia lettura, in doppio registro. Mi chiamo Eva, quindi non solo l'archetipo femminile, ma il senso di colpa. Il senso di colpa, il paradiso perduto per colpa della donna che non seppe dire di no. In tutte queste storie io ho avuto, conservo questa esperienza come un dono prezioso, un'amica che ha subito molte violenze psicologiche, fisiche, e quindi conosco bene questi percorsi. Persona coltissima, giusto per sfatare anche quell'altra considerazione, addirittura in uno stato di soggiacenza, di subitanza psicologica, si era convinta di essere una nullità, di non capire nulla, e quindi reputava addirittura giusto che il marito le usasse violenza morale e la picchiasse, e si sentiva addirittura in colpa lei. Quindi questo titolo così significativo
sembra forse apparentemente banale, ma più ci penso e più trovo così come in un gioco di un caleidoscopio, luci e sfaccettature diverse. E quindi grazie, perché anche attraverso il titolo di un libro, che a volte così è semplicemente un'occasione che sembra banale, offri un ventaglio di riflessioni ricchissimo e prezioso. E stasera, andando a casa, spero che ciascuno, me compresa, porti con sé un piccolo seme, che questo seme poi divenga una piantina, quella del dubbio, quella della riflessione ulteriore, quella del farci, come diceva Chiara Vantaggiato, i fatti degli altri. Così come spero che porti anche una tranquillità, quella di sapere che ci sono dei centri dove le donne trovano ascolto, dove trovano attenzione, e magari il nostro ruolo può essere da amiche, da confidenti, da mamme, da sorelle, da insegnanti, da lavoratori, quello soltanto di fare attenzione e di cercare di guardare l'altro senza notare soltanto il modello del vestito d'ultima moda, l'accessorio firmato, il nuovo taglio di capelli, il nuovo colore, ma come diceva la dottoressa Fusco, guardandolo semplicemente negli occhi. Interventi a caldo, straordinari, meno male. Niente, bisogna dire come dice Papa Francesco, no? Lui è così simpaticamente predicatore, dice bisogna essere sereni e la verità sta nel mezzo. Noi facciamo il meglio che possiamo fare tutti quanti, la scuola, la famiglia, l'avvocato, lo scrittore che ha scatenato tutto questo lavoro, questa sensibilità, facciamo del nostro meglio, gli amministratori che ci vogliono qui, che ci vogliono a parlare di cultura e a seminare soprattutto. E grazie a Padù, grazie a Paolo Baci, grazie alla dirigente Vantaggiato e a Moira Fusco. D'oggi in poi sappiamo come prevenire e come curare, vero? Le due parti importanti. E dico... Io volevo, mi riservo, Lugina, di dire due parole quando concludo. No, io volevo concludere in modo carino, in modo che ce ne usciamo da qui dentro, sì, è vero, e con la sensibilità più alta e con la voglia di fare meglio, ma con un po' di allegria, Paolo. E quindi abbiamo pensato con Mariella alla nostra sigla finale, che è bellissima, la vita è bella e bisogna prenderla dall'angolatura giusta e soprattutto rapportarci con l'altro guardandone negli occhi e amando, amando, questa è la formula più giusta. Un'altra cosa prima di cantare, questa canzone la dedico io e penso tutta la cittadinanza, un giovane che sta lì dietro, che giovane giovane, Gabriele Paderusso. Devo svelare una cosa, ieri lui ha compiuto solo 35 anni. Auguri Gabriele! La posta è qui là ed è per festeggiare il tuo paese e i tuoi 35 anni. Evviva la sensibilità di tutti, evviva la cultura, evviva anche noi viaggiatori che portiamo in giro cultura. Grazie. Prima di ascoltare la bellissima voce della nostra amica, io ringrazio molto per questa disponibilità insieme a suo figlio. Io volevo prendere la parola solo per ringraziarvi, per ringraziare te, Luigina e Smeralda per aver organizzato questa bellissima serata, per ringraziare Chiara e Moira, ormai possiamo chiamarci per nome, e perché tra le tante presentazioni che ho fatto, e devo dire che ne sto facendo molte, sì, mi sta dando molte soddisfazioni questo libro, e questa è stata sicuramente una delle più, come dire, più intense e più ricche di riflessioni.
Grazie, grazie. Andiamo di là, che c'è un pezzo di cosa. No, prima dobbiamo una cosa. Dai libri da acquistare dove sono? Lì ce l'ha mia moglie. Ah, ecco. Che c'è una moglie. Quando sì. No. Allora, quando, devo dire una cosa fuori dal microfono, quando mio figlio, attento, stai attento, sono io la mamma, perché lei è la maestra. Ma mi sa che ti ha portato i cuori, però dobbiamo andare in giro. Mia moglie, mia madre, che sta dietro. Play the night is beautiful that way.